buona serata ai nostri telespettatori, agli amici di Swim to You. Una buona serata da Aglaia Pezzato, che ringrazio vivamente. Ciao Aglaia. Ciao Enrico, bentornato. Questa volta sono io a dirlo a te, bentornato. Esatto, grazie mille, perché insomma la settimana scorsa era un po' complicato da Conselice fare la trasmissione, insomma è stato veramente un disastro. Stavo appunto raccontando prima da Aglaia tutto quello che è accaduto qua, e insomma l'acqua a volte, anzi nel nostro caso, unisce, in questo caso ha diviso, perché davvero ne è arrivata tantissima e purtroppo ne stiamo pagando tuttora le conseguenze, ma prima o poi ce la faremo. Insomma, siamo qua e siamo pronti a combattere fino alla fine. Allora, Aglaia, noi siamo molto contenti oggi, perché abbiamo una delle grandi protagoniste del nuoto italiano, e come si può dire, un modello di, usiamo un termine che non mi fa impazzire, però resilienza, perché è diventato solo un po' inflazionato, però forse in questo caso sì, è esatto, veramente mi piace adatto. Per quello, però stavolta ci sta, perché emergere nella rana oggi in Italia, non chiamandosi Benedetta Pilato, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, era molto molto complicato, ma una ce l'ha fatta, ed è Aglaia. E come se ce l'ha fatta, siamo doppiamente felici oggi, intanto per riaverti con noi, quindi ti abbraccio anche come ho fatto alla fine della scorsa puntata, e ancora di più perché abbiamo tantissime domande da fare a Lisa Angiolini. Ciao Lisa. Ciao, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qua. Insomma, un anno fa, se ti avessimo chiamato, molti avrebbero detto ma perché chiamate Lisa? Cioè, ma perché? Che anno è stato? Che è stata una roba veramente inaspettata, ma costruita, voluta e insomma sofferta, tra virgolette, ma sono belle esperienze. Però Lisa, sei stato bravissimo, lasciatelo dire. Grazie. No, è stato un anno bellissimo, soprattutto per come era iniziato. Io ho iniziato ad allenarmi tardi l'anno scorso per una serie di problemi, e l'obiettivo sì era quello innanzitutto di qualificarmi per gli europei. Non avevo mai pensato minimamente neanche di fare una finale, se devo essere sincera. È venuto tutto fuori un po' a sorpresa e dai, sono contenta di essere riuscita a fare tutto quello che ho fatto. Aglaia. Io ci credo a metà, nel senso che a me piace la storia della sorpresa, la prendiamo per buona, però sono tempi che non si inventano, sono risultati che non si inventano, sono anche situazioni che... Ma a volte essere l'outsider, essere magari quello su cui uno non ha il faro puntato, può fare del bene, però insomma centrare una medaglia alla prima finale internazionale di alto livello, perché sì, i giochi del Mediterraneo sono una cosa, ma una finale europea è un'altra, e insomma non possiamo nasconderci dietro la sorpresa. Raccontaci, veramente ho tantissime domande, forse più del solito, perché voglio partire con una piccola premessa. Enrico lo sa, a me non piace tanto parlare di me, della mia carriera, insomma, io adesso faccio questo e amo farlo, però è incredibile pensare che io e te abbiamo un anno di differenza, tu sei un atleta 95, però di fatto io e te non ci conosciamo, perché esatto, bene o male sì. Io ho fatto... Cioè, io ti conosco. Dico che personalmente non abbiamo mai avuto modo di condividere nazionali, condividere momenti, pur essendo coetanei di fatto. Il che mi porta veramente alla primissima domanda. Cosa vuol dire salire, non solo sul podio, ma entrare nella scena internazionale a 27 anni? Cosa vuol dire? Non lo so, cioè io mi aggrappo al fatto che dentro ho ancora 18 anni, lo dico spesso, quindi magari quello è stato un po'... Però cioè, alla fine penso di aver cambiato proprio mentalità, perché appunto dicevo, cavolo,
sto iniziando a diventare grande per il mondo del nuoto. Mi alleno perché devo non provarci davvero, perché io sì, arrivavo in gara, però dicevo, vabbè, ci sono le solite, io, cioè, non arriverò mai a quei livelli. Però poi qualcosa è cambiato, perché non, cioè, lo sai bene, chi si allena non si dovrebbe mai accontentare di niente. Io mi ero stufata di accontentarmi del risultato che tutti prevedevano e non ho cambiato metodo di allenamento, non ho cambiato niente in realtà, ho solo iniziato a crederci e magari dovevo farlo prima, però Magari vabbè, c'è il meglio tuo tardi che tempo, magari mai. è dove ti ha portato la tua maturità anche adesso. Magari una risangiolina di veri 18 anni, non quelli che senti solo dentro, magari non avrebbe avuto poi la consapevolezza di gestire alcuni momenti come una finale europea. Sì, oddio. Allora io devo essere sincera, siccome era talmente tanto inaspettata la semifinale nel 100, io non ci avrei mai neanche scommesso un centesimo. Io mentalmente ho detto ok, vado a farmi la mia batteria, come va, la prendo molto così, perché tanto figurati se arrivo davanti a una di loro, no? E poi mi concentro e vado a provare a fare la semi nel 200. Poi ho visto il tempo in batteria. E lì per lì sono rimasta un po', ho detto, forse sto leggendo male, hanno sbagliato. Invece poi hanno ufficializzato, ho detto, ah, è andata bene. E quindi ad oggi dico, ma se magari avessi fatto qualche altra esperienza prima, anche solo una semifinale o qualche altra, non lo so, manifestazione con la nazionale, l'ansia che avevo nella semifinale l'avrei riuscita a gestire un po' meglio, oppure no. Queste sono domande che mi faccio sinceramente, però ecco, non cambierei niente visto il tutto quello. Sei stata assoluta protagonista in casa, cioè, ripeto, se volevi regalarti un sogno, quello credo che insomma sia stato meglio di così non Assolutamente anche sì. Sì, se devo decisamente. dire, Aglaia, che sì, è vero, è stato un grande 2022, un 2022 da incorniciare, però sembra veramente che sia cioè il primo passo, perché abbiamo visto una Lisa Angiolini in grande spolvero anche a Riccione, insomma, quindi Il Lisa, ecco. 2023 sembra abbastanza la diretta conseguenza, no, di quello che abbiamo visto la Cioè, scorsa stagione. ha cambiato qualcosa nella tua testa, nel modo di approcciare le gare, questo europeo? Oppure diciamo che è uno sviluppo naturale di quello che stai facendo, del lavoro che stai facendo. No, io penso sia un 50 e 50. Sicuramente la medaglia agli europei nel 100 mi ha aiutato a dire ok, ci sono anch'io, me la posso giocare benissimo in qualsiasi occasione. Non mi sento più quella, insomma, un po' più indietro. Sapevo che nel 100 o vincevo o non mi sarei qualificata e ho detto devo andare a vincere, punto. Non ci sono altre opzioni. Vinco e basta, e ho vinto. Però Ribadisco, stiamo parlando della gara con un traffico di esatto. campionesse non indifferenti, quindi cioè, anch'io potrei dire vado a vincere, non so, il mondiale di pallavolo, ma non lo vincerò mai. E invece tu dici vado a vincere questa gara dove ci sono una finalista olimpica, una campionessa europea, quell'altra che ha vinto un sacco di medaglie, eccetera, eccetera, e la vai a vincere veramente. Quindi, cioè, diciamo che è cambiato un po' tutto anche la tua prospettiva, cioè il tuo l'obiettivo, la capacità anche di preparare l'evento, no? Sì, arrivo là con meno tensione, con più aspettativa, ma riesco comunque bene o male a gestirla perché non parto più da sconfitta e penso che questo mi abbia aiutato appunto a prendere l'oro, altrimenti non so, se partivo già da sconfitta magari mi sarebbe mancato quell'in più che ci ho messo. Aglaia, io ho una domanda per te, poi dopo magari la sviluppi assieme a Lisa, però insomma Lisa è un unicum diciamo nel mondo del nuoto, ma forse anche dello sport di alto livello, cioè una ragazza che a 27 anni
arriva al vertice di una specialità, diciamo, dove si deve andare veramente forte, senza poi avere, cioè abbiamo visto in questi anni dei, chiamiamoli così, dei cavalli, io le chiamo le second life o comunque dei cavalli di ritorno, mi viene in mente Elena Di Lido, mi viene in mente Matteo Rivolta, mi viene in mente altri esempi dove appunto c'è stato, che so, il boom iniziale, poi un calo, poi il ritorno ad altissimo livello, però cioè Lisa oggettivamente quei risultati nel passato non li aveva fatti, e quindi cioè è un esempio tra virgolette per tutti, Lisa, perché è un insomma crederci sempre senza l'età, sì, può essere un limite fino a un certo punto, sbaglio, Graia? Ti dirò di più, io rincaro la dose, perché credo che il caso di Lisa sia veramente particolare per diversi motivi. Uno è il fatto che non solo si è affacciata tardi alla rassegna internazionale, l'ha fatto veramente in quella che sembra essere un stento ponente, è la gara meno consigliata per chi vuole avere il coraggio di lanciarsi in un'avventura internazionale. E soprattutto il fatto che l'impressione che da fuori e l'augurio che faccio a Lisa è di avere tantissimo margine di miglioramento. Non sembra essere il suo prime, non sembra essere il suo limite, non sembra aver azzeccato una super gara al momento giusto. L'impressione è proprio quella di un atleta che sta costruendo, che probabilmente avrebbe, e questa è l'altra domanda che voglio fare io a Lisa, le doti per essere più duecentista che centista, e intanto c'è una medaglia d'argento nel 100 e ciao, quel primato personale. Per cui quello che è ancora più impressionante secondo me è il margine che dai 27 agli auguro 100 anni di carriera che vorrà avere potrà sfruttare, potrà andare a raschiare, a cercare qual è il suo vero limite. E senza dubbio è particolare un atleta che, adesso io vado a memoria, ma forse nazionali giovanili non ne hai fatte, e no. Non, questa è l'altra domanda. Io un enorme rispetto per atleti che hanno veramente la pazienza, e mi viene da dire un po' le orecchie da mercante, no? Nel non ascoltare quello che il mondo gli consiglia anche fortemente, quello che magari la famiglia stessa, no? A una certa età ti potrebbe anche dire, ma perché è il caso che fai un lavoro vero, piuttosto che no, tutto quello che può essere che magari una persona di 24, 25, 26 anni inizia a elaborare, e nonostante questo riescano a trovare il proprio posto, che poi nel caso di Lisa è evidentemente chiaro quale sia il suo posto nel mondo oggi, però non so quanti avrebbero potuto scommetterci un euro. E quindi ho estrema stima di chi non, veramente anche davanti a quelle che sembrano alcune evidenze, perché i tempi non erano questi qualche anno fa, in realtà alla fine, quando c'è da tirare la linea, il risultato risponde col loro nome. Quindi sì, Enrico, sono assolutamente d'accordo che il caso di Elisa possa essere insegnato nelle scuole, ma la cosa più interessante è proprio che sembra essere veramente l'inizio di qualcosa. Quindi la mia domanda, prima di chiederti dei 200, è questa. Ricordi una gara in cui hai detto, ma sai che forse posso farlo veramente questo? Può diventare un lavoro, può diventare più di quello che era fino al giorno prima. Allora, io intanto ci tengo a ringraziarvi per le belle parole, cioè veramente le sento mie, perché ci tengo che quello che faccio non passi inosservato, insomma. E non c'è stata una gara, diciamo che io ho sempre nuotato, ho avuto 3 anni di stop da ragazzina, io infatti juniores non nuotavo più, ho ripreso poi da cadetti, e la cosa che mi ha portato ad arrivare ad oggi è stato il fatto che io non mi sono mai sentita, cioè non mi sento tuttora arrivata, penso di poter dare ancora di più. E questo, diciamo, che mi ha fatto costruire quello che poi ho fatto fino ad oggi. Cioè, io ho smesso 10-15 anni fa, ora non so bene, perché ho dovuto smettere. Quindi mi era rimasta qui la cosa da dire, cavolo, ho dovuto smettere per forza, e io non sono riuscita a dare quello che sento di poter dare.
sono riuscita a riprendere un po' per gioco in realtà, perché dicevo, cavolo, 3 anni ferma, cioè chi le ripiglia più, no? E invece piano piano, dopo 2 mesi di allenamento, mi sono qualificata per i giovanili. E ho detto, vabbè, dai, proviamoci. L'anno dopo sono arrivata tra le prime. Vabbè, continuiamo. L'anno dopo ancora mi sono qualificata per gli assoluti e così via. Poi c'è stato un anno, qualche anno di buio dove non raccattavo niente, né una finale B, una finale A, arrivavo sempre tra le ultime. E lì ho detto, ma forse mi sbaglio, ho finito, non riesco a dare ancora di più. Infatti, dopo il 7 colli che fece una catastrofe, gli disse al mio allenatore, senti, io l'anno prossimo rinizio, vediamo. Era l'anno delle Olimpiadi, il 2016, 2015-2016. Se riesco a fare qualcosa, anche solo una finale B, per darmi quel qualcosa in più per dire che non sono arrivata, continuo. Se no, basta e torno a studiare, vado a fare quello che c'è da fare, però è inutile, mi alleno 4 ore al giorno per qualificarmi, insomma. E l'anno lì ho fatto le mie prime finali agli assoluti, dove mi qualificai appunto nel 100 rana col secondo tempo dietro a Martina. E poi arrivai quarta con 1,9 alto, 1,9 basso, non mi ricordo bene. Però diciamo che poi quello scalino lì mi ha detto, vabbè, dai, posso continuare a provarci. Gli anni dopo non è venuto fuori chissà cosa. E poi sono tornata a casa perché nel mentre ero andata via dal mio allenatore, sono tornata ad allenarmi a casa e ho iniziato a macinare risultati, dalla prima medaglia nel 200 rana in lunga a dicembre dopo il Covid e così via, la prima qualifica agli europei. È stato Sì, un percorso lungo. forse il momento in cui noi almeno ci siamo resi conto che c'era del buono, molto buono, è stato probabilmente l'assoluto del 2021. Cioè, da lì in avanti devo dire che è stata un'escalation importante la tua, però lì, cioè, e non eri in copertina lì perché c'era Benedetta, c'era. Cioè, c'erano tempi ottimi, però vedevi, guardavi la quarta, ha fatto 1,7, no? Se non sbaglio, avevi fatto 1,7 Uno qualcosa. sette alto, uno sette Esatto. otto feci. E proprio tra di noi giornalisti dicevamo, guarda, sta gara qui, cioè la quarta, che è Elisa Angiolini, fa 1,7, che magari 2 anni fa, 3 anni fa, poteva vincere il titolo con questo tempo. E quindi era proprio il metro di crescita della specialità. Ecco, da lì io, insomma, ho visto una Lisa Angiolini completamente diversa. È così, no? Sì, assolutamente. Lì, in realtà, dopo, non so, cioè, un po' dalla prima medaglia degli assoluti, ho detto, vabbè, dai, più nel 200 sta cosa in realtà, che era un po' più aperta, cioè, c'è la Francesca Fangio, poi comunque era un po' aperto, cioè, ora perché ci si è messa Martina, però alla fine gareggiava solo lei, quindi ho detto, boh, forse lì ho possibilità. Allora lì me la giocavo, invece nel 100 dicevo vabbè, è impossibile. E poi dopo la qualifica degli europei, insomma, non ho più Iniziato a pensato diventare fosse possibile. impossibile. Esatto. Ma Aglaia, posso dirti una cosa, poi mi dici anche tu, cioè nel senso, quando appunto al termine di quella gara del 2021, insomma, guardando il risultato, guardando Lisa così, io dico, beh, questa ragazzina ha la possibilità di crescere così. E Paolo De Laurentiis mi guarda e fa, guarda che ha 25 anni. Come 25? Cioè, non sembra, Aglaia, cioè, anche vedendola, cioè, vedendoti Lisa, una ventenne, 21, così va. Ma Ma perché hanno hanno dovuto sbagliato fortificare, diciamo. Sì, l'anagrafe? hanno sbagliato lo stampo, dici, anzi, hanno Sì, fermato lo stampo. Sei rimasta infatti ho così. specificato che siamo quasi coetanei perché non si direbbe, se no. No, però anche tu li porti molto bene. Il cloro che Però devo mantiene. dire che c'è Esatto. proprio la conformazione di Lisa che è da, cioè, da, insomma, dimostra un po' meno degli anni che ha e quindi, insomma, per noi tu sei una 22enne, 23enne che, insomma, si è affacciata al grande palcoscenico. Invece,
Io ti chiedo una cosa, poi Aglaia immagino che andrà sui 200, però io ti chiedo di raccontarci il piccolo mondo, piccolo grande mondo di Lisa Angiolini, cioè tutto ciò che ti circonda, che cosa ti fa star bene, chi ti fa star bene, che allenatore, staff, eccetera, eccetera. Raccontaci un po'. No, io faccio una vita abbastanza monotona, se devo essere sincera. La mattina mi vado ad allenare, il pomeriggio ritorno ad allenarmi. Nel contorno come sono seguita da persone. Esatto, tutto. Esatto. Esco raramente perché sono morta. Credo che una persona che si era un po' stancata di questa vita così monotona, vero, vero Glaia? No, perché continuo a farla, di fatto. Ah, beh, ecco, quindi niente. Allora va bene così. Prego, Lisa. No, io sono circondata da persone di cui mi fido, cioè mi fido ciecamente sia del mio allenatore che della mia preparatrice. Abbiamo un ottimo rapporto, soprattutto con la mia preparatrice, che mi fa anche un po' da cuscinetto quando sono nervosa, quando sono arrabbiata, mi sfogo con lei, lei mi ascolta, mi dice anche quella parte un po' emotiva che lei mi aiuta a gestire. Facciamo i nomi. Allora, il mio allenatore si chiama Gianluca Valeri e mi conosce da quando veramente sono una ragazzina, anzi una bambina, e la mia preparatrice si chiama Margherita Forconi, che mi segue da quando sono tornata a casa nel 2019, se non mi sbaglio. Casa che è? Poggibonsi, paesino conosciutissimo nella provincia di Siena, però io adesso mi alleno a Colle Valdelsa, perché la piscina di Poggibonsi ha problemi di spazi, quindi andiamo, io vado là ad allenarmi, insomma. Sempre è una vasca da 25. Sì, io mi alleno solo in vasca da 25. Raramente mi allenavo. Mi vorrei allenare in vasca da 50, anche perché tra parentesi faccio meno fatica. Però non ho la possibilità, purtroppo, e spero d'estate qualche allenamento di farlo anche in vasca da 50. Però non è detto, potrei continuare la preparazione solo in vasca da 25. Per fino adesso ho portato bene. Esatto, quindi boh, vediamo se cambiare questa cosa. E niente, io il tempo libero lo passo con le mie bestioline, io ho due canini presi al canile perché ho questo amore estremo verso i cani. Razza. E basta. Allora, una è un pastore tedesco e l'altra è un meticcio, dovrebbe essere un mix con un abruzzese, non sanno cosa. E il pastore tedesco ha un anno e l'altra quasi 8 mesi, si pensa, perché poi le date sono... Abbiamo sentito prima le voci. Sono fuori. Sì, perché le ho chiuse fuori, non gli va giusto. Sì, sì. Non esagerare, per non diventare delle star televisive. Aglaia, prego. Esatto. Beh, noi siamo grandi fan degli amici a quattro zampe, ogni tanto anche qui compaiono gatti e altro. Esatto. Io entro un po' nel tecnico, no? Una cosa veramente non indifferente è allenare un europeo, un mondiale, quello che ha le porte in vasca da 25. Non solo la vasca da 25, però farlo in un contesto dove noi abbiamo intervistato tanti atleti, no? Soprattutto in questa stagione, e c'è chi si allena in un centro federale 12 mesi l'anno in vasca da 50 con alcune, io dico agevolazioni, ma in realtà ci sono semplicemente scelte a volte, no? Delle filosofie. Uh-huh. C'è chi si sposta, chi fa 500 km e abbandona casa per stare in un contesto così strutturato, così sostenuto. C'è chi decide di farlo a casa propria con l'allenatore storico, c'è chi ha alcuni spazi a chi si deve adeguare, chi magari nella bilancia mette più peso nel contesto familiare e sociale in cui vive che non magari nella possibilità di allenarsi nelle migliori condizioni possibili. A me sembra chiara, no? La tua bilancia un po' come sia distribuita, però niente toglie il fatto che comunque non è solo la vasca 25, però tu ti alleni, non so se in una squadra o se effettivamente sei da sola, se hai un gruppo, se gli altri atleti hanno, cioè qual è la distribuzione, no? Delle energie di una squadra, essere l'unica atleta magari che punta a una finale mondiale, a una medaglia mondiale è diverso, no? Piuttosto che allenarsi in un gruppo dove l'obiettivo è quello per 3, 4, 5 atleti del gruppo, insomma penso a un Imola rispetto a un centro federale, rispetto magari a Poggibonsi, ecco qual è il tuo equilibrio in tutto questo? Si senti che ti manca qualcosa oppure no?
Ecco, appunto, Allora, magari, guarda, perdonami, sì. scusami Lisa, apro e chiudo una parentesi, cioè, di fatto la domanda è questa, come si fa a fare il ranista oggi senza allenarsi a Imola? Sono tutti lì, Sì, esatto, praticamente sì. E, no, allora a me l'unica cosa che mi manca in realtà è la vasca da 50, ma più per una cosa mia mentale, che io sto bene qui dove sono, mi alleno con un gruppo con cui sto bene e la mattina mi alleno con un altro ragazzo che conosco anche lui da quando è bambino, siamo io e lui, lui si allena primissimo, per la rana. E il pomeriggio invece siamo un gruppo di 20-30 persone a seconda dei giorni. E comunque io alla fine mi alleno bene anche da sola, cioè so che devo tirare, devo fare determinati tempi, quindi a prescindere che ci sia qualcuno o no, diciamo tutta questa differenza non la sento. Sicuramente i giorni dove sono un po' più stanca, magari mi faccio aiutare dagli altri, magari parto dietro, oppure diciamo che sta cosa qui di andarmi a allenare fuori con gente che fa le mie gare o comunque agli stessi obiettivi, magari non mi farebbe neanche bene, perché alla fine ho importante trovato anche qui la saper mia. riconoscere, esatto, è importante anche Io qui saper penso di riconoscere aver. Sì. qualcuno. Esatto, qui ho la mia dimensione, comunque con il mio gruppetto ci sto bene e anzi voglio anche essere d'aiuto a loro, perché alla fine io sì, potrò notare, parliamoci chiaro, quanto alti to 4-5 anni. Sto bene lì e voglio dare una mano lì perché lì vedo che comunque c'è gente che potrebbe ottenere qualche risultato importante, secondo me. E dai, alla fine, cioè, qui ho la mia dimensione, ho le mie cucciole, ho i miei amici, i miei compagni di squadra con cui sto bene. Comunque c'è un bel rapporto, anche se ci sono 10 anni di differenza. Non andrei a cambiare niente se non la vasca da 50. La vasca da 50 più vicina dov'è? Allora, io in realtà ho la vasca a Poggi Ponzi solo esterna, però, e dobbiamo vedere se ci daranno gli spazi appena apriranno, se no è a Firenze, a Bella Riva, mi pare si chiama la piscina. E Date più spazio comunque è alla. mezz'ora. Facciamo un appello, date spazio a Esatto. Lisa Angiolini perché ci porta a casa dei risultati non da ridere. A Aglaia, prego, prego, vai pure avanti. cosa manca il tuo 200 per essere a livello del Aspettavo 100 a questa questo cosa. punto? È quello che mi chiedo anch'io, perché guarda, Ok. detto francamente, agli assoluti io ero contenta per il 100, perché chi non lo sarebbe? Però ero più scontenta per come era andato il 200, perché io veramente faccio solo allenamenti per i 200, cioè faccio aerobico a rana, passo per il 200, cioè di velocità sì faccio, ma più lavorando sui misti, cioè magari faccio una serie a delfino, una dorso, una rana e lì faccio il massimale. Io mi alleno solo per fare il 200 e questo 200 non ha da venire fuori mai. E infatti Sembra la era storia arrabbiatissima agli inversa di astroni. Martina Carraro, perché Martina di fatto allena principalmente i 100, gli è scappata una medaglia europea nel 2 e viceversa. Esatto, no, infatti, guarda, sta cosa ce l'ho proprio qua, che veramente faccio 2000 lavori per quel maledetto 200, che io la sento come mia gara, cioè lo sento che sono più portata per fare un 200 come si deve, e no, non c'è verso di farlo uscire. Non ho idea, forse devo ancora un po' prendere, non lo so. Credi che sia tecnica la risposta a questa domanda o credi che rispetto al Io. 100 dove c'è quella parte di testa che dici, vabbè, però alla fine se non va niente, ho i tre nomi grossi davanti, il 200 invece è proprio perché è una piazza un po' più libera, magari la responsabilità si può sentire un po' maggiore. Sì, io penso sia proprio un problema che affronto il 100 molto easy, cioè nel senso lo affrontavo anzi, perché adesso diciamo che me la voglio giocare anche lì, prima mi sembrava un po' impossibile. Il 200 magari ce l'ho un po' più. Sentendolo mio, ho un po' più di ansia, però non penso sia neanche quello. Secondo me è proprio un problema di gareggiare a determinati tempi. Cioè io quando vado agli assoluti faccio 2.25, 2.26, se vado in altri contesti ti sparo un 2.35
E diciamo che secondo me per migliorare dei tempi devi anche comunque nuotarli. Non è, li puoi allenare, sì, però devi anche capire un po' il meccanismo, secondo me, soprattutto quando non nuoti nella vasca, poi dove devi tirare fuori i tempi. L'ho analizzata un po' così, però non so, magari mi sbaglio, è solo una cosa mia, non so. Magari Però fra un penso sia anno quello siamo qua a strumento. parlare di un fantastico 200, chissà, chissà. Dai, speriamo. Io spero di riuscire a farlo al sette colli. Diciamo che Infatti, il non mi do prossimo per 200 vinta, ecco. è proprio quello, e lì gli spazi per il mondiale ancora ci sono. La tua qualifica per il Sì. mondiale ti fa spostare l'obiettivo direttamente a Fukuoka o il sette colli sarà comunque un obiettivo? Allora, nel 200 sarà l'obiettivo al sette colli, però non penso che mi faccia preparare quella gara lì, cioè magari mi alleggerirà un po' per non fare catastrofi e poi andrò direttamente a prescindere dal risultato a fare bene Fukuoka, quello sì. E Fare bene infatti al sette Fukuoka. colli non farò il 100 rana. No, Ah, non farai 100 rana, questo no, 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 no. Farò ripeto i due tanto. stile. Che cos'è che fai? Però i 200 stile, al 200 posto dei stile. 100 run. 200 Sì. stile sono stati il Esatto, tuo debutto internazionale, se vado a memoria, perché hai fatto la batteria della sì. 4x2 a Budapest 2021. Esatto. Mai più rifatto quel tempo, mai più. Però se l'hai Esatto, fatto, lo puoi rifare, questo mi hanno insegnato. sì. Pensa, No, ero lì e non me lo infatti. ricordo assolutamente, quindi... Perché era un po', addirittura dissero, una ranista che si butta a fare 200 stile. Eh sì, Infatti in avevo quel momento un'ansia, mi lì sentivo magari tutta la... c'era anche bisogno di un po' di ciccia nel 200 stile, quindi ti hanno accolto volentieri. Sì, tanto, esatto, tanto la finale l'avrebbero presa a prescindere dal tempo mio, ecco, infatti Vabbè, bisogna rientrarono comunque addirittura col primo fare... tempo. Bisogna comunque fare sempre ognuno la propria parte, perché sennò nelle Sì, staffette si no, cade un assolutamente po'. sì. Sì, addirittura mi ricordo che Federica Pellegrini mi disse: ma te non ti preoccupare, fai la tua gara, poi ci penso io. E io, ok. L'ha detto qualche volta anche a Graia, credo, anche a te, Graia, vero? Però non iniziava con non ti preoccupare, diceva tu Ah, fai ti dovevi preoccupare, un da po' ti dovevi preoccupare, sì. No, no. Lisa, noi ovviamente ti ringraziamo di essere stata qua con noi, è stata una bellissima mezz'ora di chiacchiere. Ti facciamo un grande in bocca al lupo. Io ti chiedo l'ultima cosa, so che posso metterti in difficoltà, puoi anche mandarmi a quel paese, però siccome ci sono tre avversarie di altissimo livello in casa, un aggettivo per ognuna delle tre avversarie, cioè Martina, Arianna e Benedetta. Allora, per Martina ce l'ho aggressiva. A me piace tantissimo il suo modo di atteggiarsi in gara, quindi direi aggressiva sia il termine che gli darei. Per Benny potenza, perché è molto forte in tutto, non solo a nuoto, secondo me. E per Arianna direi delicatezza. Molto, mi piace molto il suo nuotare, sembra molto sempre rilassata e molto delicata nei movimenti. Mi vengono in mente Fluida. questi tre. Fluida, Brava, sì, meglio, meglio, sì. brava, brava, brava. Devo dire che hai centrato la cosa. Io lo dico sempre a Graia, purtroppo non esiste la 4x100 rana, perché sennò ce la giocavamo alla grande. Direi che tra il Anche maschile e nella il femminile 4x200 saremo però, coperti, anche anche nella la 4x200. 4x2. Anche la 4x2, però mi accontenterei della 4x100, ecco, non esistendo Possiamo almeno una. provare a fare. Bene, Lisa, noi ti facciamo un Grazie, grande in bocca al lupo. Buona preparazione viva qui Lupo. per Fukuoka, Grazie. passerà dal sette colli con qualche variazione sul tema e poi insomma buon inizio anno olimpico, perché Fukuoka di fatto scatta l'orologio e da qui a Parigi praticamente gareggerete più che nei 2 anni precedenti, con tempo, cioè che Ah, già vabbè, no, siete. io gareggio ogni fine settimana, quindi per me Ah, cambierà beh, in comunque realtà va bene. molto Ah, poco. ok, va bene. Vuoi che sia un mondiale, vuoi che sia Esatto. un meeting, va bene uguale. Esatto. Esatto, basta gareggiare.
Esatto, grazie, sì. grazie Lisa, buon Grazie a lavoro. voi per l'invito. Aglaia, noi ci vediamo la prossima settimana. Si avvicina il Sette Colli, si avvicinano i grandi appuntamenti estivi e noi ci saremo sempre per raccontarvi il grande nuoto italiano che è sempre lì, davvero protagonista a tutti i livelli e siamo molto contenti di essere qua con voi a raccontarvi i protagonisti. Ciao a tutti, buona serata, ci vediamo giovedì ciao, prossimo. Lisa, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. We'll be right back.